La quarta domenica di Pasqua è caratterizzata dal Vangelo del Buon Pastore. Il Cristo risorto è il pastore che realizza pienamente il progetto di Dio. Ci è proposto il Vangelo, secondo Giovanni, al capitolo 10, dove Gesù adopera questa immagine. In realtà l'aggettivo che il testo greco ad opera non è buono ma bello. Gesù è il bel pastore, non in senso estetico, ma in senso esemplare, è il pastore modello, è l'ideale del pastore. Ma è importante ricordare che il titolo di pastore nell'Antico Testamento qualificava Dio. Il Signore è il mio Pastore. Conosciamo tutti questo splendido salmo, in cui l'orante riconosce Dio come il proprio Pastore. Soprattutto il profeta Ezechiele ha insistito su questo aspetto. Il Signore promette durante l'esilio, io stesso cercherò le mie pecore, le radunerò. Io avrò cura di loro. Contro i pastori del popolo parla il profeta, perché il termine pastore era un titolo dato ai re, ai capi, ai grandi responsabili della società. Pastore non è sinonimo di persona povera ed emarginata. Nell'antichità era il titolo del capo. Pastore è colui che guida, che comanda, che regge. Sì, effettivamente Abramo era un pastore. Anche Mosè ha fatto per molti anni il pastore. Davide, prima di diventare re, era un pastore. Sono partiti effettivamente dalla pastorizia ma poi sono diventati capi e hanno conservato questo titolo. Anche noi parliamo dei pastori della Chiesa proprio in questo senso e i pastori sono coloro che guidano, reggono, governano, indirizzano il popolo. Gesù però è il pastore ideale. Lui è quello bello. È il modello e il suo essere pastore consiste nel dare la vita. Difatti è nel tempo di Pasqua che leggiamo questa pagina di Vangelo. È il risorto, il buon pastore. È colui che ha preso su di sé l'umanità come una pecora perduta. Se l'è messa sulle spalle e l'ha portata alle altezze di Dio. È venuto a cercare l'umanità perduta, se ne è fatto carico, ha preso la croce sulle sue spalle, ha affrontato la morte per liberare l'umanità. Adesso, con l'umanità unita a sé, può salire al Padre. Il bel pastore è colui che ha dato la vita per poter comunicare la vita alla sua umanità. Nella prima lettura, tratta dagli Atti degli Apostoli, come sempre nel tempo di Pasqua, ascoltiamo un altro discorso di Pietro che propone un'altra immagine cristologica a fianco al titolo di pastore, Gesù viene presentato con il titolo di pietra, è una pietra angolare. Il salmo da cui è tratta questa espressione, il 117, è un tipico salmo pasquale, ci è proposto come salmo responsoriale e eh, ripetiamo come versetto proprio questa espressione cardine, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Immaginate una scena di muratori che stanno edificando qualche grande costruzione e devono scegliere le pietre migliori. Ne hanno delle montagne e selezionano. A un certo punto una pietra viene scartata perché è ritenuta non buona, non valida, viene messa da parte nel mucchio degli scarti. Invece poi interviene qualcun altro, magari l'architetto, l'ingegnere, il progettista colui che se ne intende molto di più e dice ai costruttori, avete sbagliato, quella non è assolutamente da scartare, quella è la pietra migliore, viene ripresa e messa nel punto angolare dove si vede nella sua grandiosità la pietra d'angolo, fra l'altro serve per tenere due muri. Che provengono da direzioni diverse. È un punto di collegamento, è uno snodo, un cambio di direzione. Deve essere grossa, forte, resistente, bella, per creare unione fra le due pareti. Beh, questa è un'immagine del mondo dei muratori. L'antico Salmo l'aveva ripresa come. Figura del cambiamento della sorte. Dio capovolge la situazione. Quello che sembrava uno scarto in realtà è l'elemento prezioso. Pietro, in una sua predica, all'inizio dell'annuncio cristiano, adopera quella immagine per dire: Gesù è quella pietra. E dato che si rivolge alle autorità del Sinedrio, a quegli stessi capi che avevano condannato a morte Gesù pochi mesi prima, può dire Gesù è quella pietra che voi costruttori avete scartato, ma che Dio ha scelto come pietra angolare. Il fatto che Dio l'abbia scelto si capisce dalla risurrezione. L'hanno scartato buttandolo via, l'hanno condannato a morte, ma Dio è intervenuto e lo ha recuperato alla grande. Lo ha messo nel posto d'onore. La risurrezione di Gesù non è solo rianimazione rea del cadavere, non è il ritorno alla vita precedente, ma è la glorificazione del condannato. Colui che era stato condannato a morte diventa il re dell'universo, sale al cielo, siede alla destra di Dio, è il capo di tutto, è la massima carriera che si possa fare. Il Cristo risorto è il segno dell'intervento di Dio. Come pietra o come pastore, Gesù è sempre quello. È colui che dà la vita. E dà la vita perché noi possiamo vivere. È quello che dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera che ci accompagna in tutto questo tempo di Pasqua. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. In Gesù che è figlio, l'unico figlio, unigenito, unico generato dal Padre, anche noi che non eravamo niente siamo diventati figli. Grazie a lui siamo diventati figli. Già da adesso siamo figli di Dio, ma quello che saremo non è ancora stato rivelato, perché quando lo vedremo così com'è, noi saremo trasformati del tutto, siamo in via di trasformazione, stiamo diventando veri figli, stiamo assomigliando sempre di più al Cristo, pietra di fondamento, bel pastore che realizza la nostra vita.